Ed eccoci qui a commentare questa sesta giornata del Fantacalcio. Giornata purtroppo un po' triste perché perdiamo 2-1, una sconfitta pesante in termini di classifica. Siamo solo all'inizio, quindi siamo ancora lì dalle prime della classe, ma perché la classifica, ovviamente, considerando il periodo di inizio di campionato, è molto corta. Però peccato, sconfitta meritata, lui ha avuto diverse reti a suo favore, tra l'altro direi abbastanza scandaloso il gol in contemporanea di Marco e Simeone, perché sì, scusatemi, di Marco e di Smalling, però vabbè, comunque, al di là di questo, lui realizza 76 e mezzo in virtù del 3 di Handanovic, che subisce due reti, l'11 di Smalling, gol decisivo e ammonizione, il 10 di Marco, il 5,5 di Lorenzo, il 6 di Calabria, Bonaventura ha ammonito 5,5, così come Barak, Zaccagni gol, assist e gol decisivo 12,5, Simeone 6, Nzola 5,5 e Lautaro 5,6. Lautaro 6. Aveva tra l'altro anche Krunic che ha fatto assist in panca, mentre io 67,5. Male male anche perché davanti inizio ad avere veramente poca scelta, tanto che la prossima giornata sarà veramente difficile scegliere e soprattutto avere bonus a mia disposizione. Diciamo che è un periodo molto complicato tra infortuni, partite difficili, giocatori che non rendono, ecco, sono messo abbastanza male. Io ho fatto un punteggio discreto in virtù del 5 di Falcone che subisce un gol e viene ammonito però. Ha fatto una buona partita, Parisi 5,5, Valeri 6, Kim 6,5, Vlasic 6, Strefezza realizza un gol su rigore quindi prende 10, Pereira ha ammonito 5,5, così come Sabiri, 6 di Dessers e di Abraham, 5,5 di Cisei. E sconfitta pesante, classifica che mi vede attualmente al quinto posto, 9 punti. A pari punti con le tue squadre e a meno 4 dal titolo, sì, vabbè, dal titolo, dal primo posto, meno 3 dal secondo e terzo. Prossimo giocato in cui affronterò il decimo, però ripeto, siamo ancora solo all'inizio. A questo punto mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao, ragazzi.